إقامة النظام. الشعب يريد إقامة النظام. الشعب يريد إقامة النظام. الشعب يريد إقامة دنبر يا خاين يا قتالين يا غدارين الكون يا هو الوحيد يا الكون يا وين الزهيوم المرايت وين دور الزهيوم المرايت مو في السليم مو في نورا Sirvori Libia, vogliamo ammazzarlo come ha ammazzato tutto il nostro popolo, portiamo in giro tutta la città di Tripoli. Dobbiamo levare questo assassino, ammazzalo tutti. Lei apparenti in Libia, apparenti in Libia, apparenti in Libia. Oh, mio marito a Tripoli, mia sorella, mio fratello, tutti lì, parenti. Non sento più nessuna notizia, non so più niente. Lei è libica o italiana? Sono libica italiana, sono doppia cittadinanza. Ho capito, da quanto tempo in Italia? Sono dal 97. Ha notizie dei suoi parenti? Non più notizie, da tre giorni non ci sono più notizie. Non riuscite proprio a sentire? Non a parlare con nessuno. E tu sei stata in Libia di recente? Sì, sono stata in Libia quest'anno, all'inizio dell'anno. E la condizione della Libia? La condizione era buonissima, poi ora non so più niente, però da quello che vedo dalla TV del Jazeera, so benissimo che c'è qualche cosa che succede. E so, ho visto delle foto di gente morta e quella non è una condizione normale. Certo. Sono aerei che battono la Libia, qui non sono. Mia sorella, tutta la mia figlia, tutti quanti. Non riesce a parlare con loro? No. Riesce a mettersi in contatto con loro? No. E noi tutti siamo insieme, dicono che è una guerra civile, non è una guerra civile, no. Hai parenti giù in Libia? Sì. E riesci a sentirli, sei riuscito a sentirli? Giorni, quasi giorno 16, 17, così ho sentito mia madre, fratelli, Bengasi, perché io... Ah, tu sei di Bengasi. Questo è il problema. Boh, adesso un poco salvato, un poco cose, per esempio Bengasi, il governo di... Ma perché Bengasi adesso, è, diciamo, non c'è più il governo di Baghdadi, è controllato. Hanno scettato, delle recinti, non ci stanno militari, per esempio, del governo suo, che qualche aiuta nelle parti di Cernia, di Libia. Sicuro liberate al 100% del governo di Gheddafi, rimasti. Avete preso coraggio dopo le rivolte in Tunisia, in Egitto? O... Sì, perché il coraggio di giovani libici, io sempre uso l'internet, Facebook, ballo con tanti amici qua in Libia. Perché tipo, in tunisini sono bravi, usciti perché c'è stato in Tunisina. Dopo le tunisine hanno detto i libici abbassati la testa un poco per andare a questa manifestazione in Egitto. Dopo i libici non puoi sbassare la testa sotto di Gheddafi, allora devi ritornare anche dopo in Egitto, devi essere in Libia, certo. È normale, perché 40 anni stanno aspettando, dopo alla fine ti fai così di loro. Da molto che non riesci a sentire loro giù, non riesci a sentirli adesso. Oggi ci ho provato, anche ieri ci ho provato, niente. Non puoi sentire. Però io ho detto, ho chiamato mia madre, esci fuori, manifestazione, prendi... La televisione in Libia non dice niente, la televisione libica. Tu prova a mettere televisione in Libia, mettono le foto di musica, la gente per favore militari ritornato dalla vostra caserma per salvare le vite di nostra popolo libici, di paesi libici. Poi, no! Io ho sentito adesso che lui diceva il figlio di Gheddafi che probabilmente potrebbe essere il successore del padre, quello che ha fatto il discorso in TV. Sì, ho sentito questa... Lui potrebbe essere? No. Lui potrebbe essere il successore di Gheddafi per voi? Impossibile. Voi diavolo, libico. Ritornano il re che era cacciato Gheddafi 40 anni. 40 Quindi anni. Vorreste il re di nuovo? Meglio il re. Questa poverina 40 anni sta fuori il paese. Colpa che cosa? Portano indietro le famiglie sue, mai hanno visto Libia. Come mai? Portano delle robe, accettano tutti i governi libici, la gente libica, accettano del re, ti danno a lui... Un sedia grande per lui, 40 anni, la sua famiglia stanno fuori, ma portano libici, rispettano di queste recenti. Okay.
questa è la nostra bandiera, rappresenta il sangue libico. Per questo voi avete voluto affiggerla lì? Sì, ma per farli capire che non hanno più niente in mano. Siete saliti e avete messo la vera bandiera libica, sì, questa è la bandiera che c'era prima di Gheddafi. Il sangue libico, quello che rappresenta il popolo libico, quello che rappresenta l'orgoglio, il cuore. Qualunque persona si allontana, li seguono tre borghesi o dei servizi, piano piano poi lo rincorrono. Basta, io fermo, io stavo andando in macchina mia e stavano camminando tre in borghese, gli diceva corri lì indietro, io li ho evitati tutti e tre per venire qua in mezzo ai miei fratelli. Ma quanto soldi ha preso? State attenti, oh, quanto soldi? State attenti, tutti insieme qua, ci sono soldi in mezzo, per scogli, per soldi. Vergogni Berlusconi, vergogni, anche qua, vergogni, sei in Europa, vergogni, e anche a Roma, facendo la mafiosa di Gheddafi, anche a Roma. È finito Gheddafi, guarda, 43 anni sta a comando Libia, 43 anni Libia sottoterra, vattene via, vaffanculo Gheddafi, è finita, deve andare fuori Libia, siamo qua, deve andare fuori, vergogna, vergogna, via Gheddafi, vattene via, stai finito. Ma comunque l'ultima cosa, la comunità europea deve usare la sua aerea, la sua arma per intervenire subito. L'armi ci servono per applicare la pace, per proteggere la libertà del popolo, non ci usa per ammazzare la gente in Afghanistan, non ci serve per mutilare la gente, poi mandare l'ospedale dopo. Adesso ecco qua il momento, non ci aspettiamo. C'è manifestazioni oggi avanti l'ambasciata libica, ma domani sarà manifestazioni contro il governo italiano ovunque. Ecco qua l'ultimo avvertimento, muovete, dimostrate la vostra umanità, l'ultima carta che potete giocare. Noi stiamo facendo il rispondi Gheddafi sul 2006, il rispondi Gheddafi sul 2011 che è successo lì, le sbondi senza vergognare, rispondi, esci sotto i giornali, ieri sito diretta dice che non c'è niente in Tripoli, ha chiamato anche Berlusconi e ha detto niente, apri tutta la porta, falla entrare tutti i telegiornali, apri, falla vedere tutti i telegiornali, dopo il mondo risponde, non sono noi, il mondo deve rispondere. Hai notizie dei parenti tuoi? Io l'ho avuto l'ultima stamattina, ultimamente oggi Tripoli è tranquilla, però ci sono stati più di 500 morti, i cadaveri stavano per strada, gli amici miei mi hanno detto che non possono raccogliere i cadaveri dei loro fratelli per strada. Non li chiamiamo cadaveri perché non sono manco intatti, gambe da una parte, braccia dall'altra. Oggi in televisione hanno fatto vedere le fosse comuni, ti risulta che in Libia in questo momento stiano facendo queste fosse sulla spiaggia per seppellire insieme tutti i corpi, perché i corpi sono moltissimi? Cioè, non l'ho vista, ma è molto probabile, dalle telefonate che ho sentito dalla Libia ormai non mi sorprende più niente, perché lui da come, dall'ultimo suo discorso che ha fatto, ci vuole sterminare, si è capito, noi libici lo conosciamo bene, 42 anni, e ci ha parlato molto 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 chiaro, o con me o vi stermino. Tu sei di Tripoli? Di Tripoli. Ed è da molto che sei qui in Italia? Sono da 25 anni. Da 25 qui in Italia? 25 anni. E qui la comunità libica romana? Ci vai in Libia ogni anno. Ci vai ogni anno. La comunità libica romana, voi che siete qui a Roma adesso, siete fortemente contro Gheddafi in maniera unita? Quanti? Ma adesso tutti i libici sono contro Gheddafi, perfino la tribù sua, la tribù Gheddafi si è rivoltata contro di lui, perché nessuno accetta, è una vergogna anche accettare quello che sta succedendo, qualsiasi persona accetta per quello che sta facendo deve venire punito dopo che Gheddafi cade. Se voi adesso poteste scegliere cosa ci sarà dopo Gheddafi? Ci sarà una repubblica normale come tutto il mondo. Io ho sentito parlare del re? Non ci dispiace, perché come ci parlavano i nostri nonni, i nostri padri, il re non era una bravissima persona. Quindi non vi dispiacerebbe anche? L'importante è che il re... Che vada via Gheddafi è l'importante. Non solo, l'importante è che vada via Gheddafi per un obiettivo migliore, per una Libia libera, per una Libia, un paese civile, un paese normale, non che va in giro con le tende, con le tende in giro a rappresentare che noi libici siamo ancora 500 anni indietro. Non è vero, è lui che sta 3.000 anni indietro.